E non voglio rubarvi nemmeno troppo tempo, però ci tengo insomma a presentarmi innanzitutto. Ho 29 anni, sono assessora al comune di Monza, sono stata eletta con una lista civica di cui Spedo è un consigliere comunale nel 2022. Una lista civica che nasce nel 2016 sin da subito con la partecipazione di Sinistra Italiana e che è cresciuta insomma nel corso di questi anni fino ad arrivare all'elezione appunto nel 2022. In questo momento esprimiamo due consiglieri comunali, spero uno di questi, abbiamo anche Francesco Racioppi che è stato anche il più giovane eletto dell'aula consigliare, ed esprimiamo l'assessora più giovane della giunta che sono io. Siamo riusciti quindi a costruire un gruppo piuttosto composito ma molto posizionato, con una lista civica, in senso ampio, ma posizionato in senso sinistra e ovviamente ambientalista, con una partecipazione forte appunto di Sinistra Italiana, con cui abbiamo condiviso tutto il nostro percorso. E in questo senso la mia candidatura è un modo per rafforzare questo collegamento, il lavoro che Sinistra Italiana secondo me ha fatto in questi anni, anche non facili, sul territorio per la formazione di Sinistra Italiana. È stato molto lungimirante, nel senso che a Monza si è messa a fianco a una realtà anche di giovinastri, se vogliamo, però bella arrembante, e si è fatta a spalla, giustificando insomma il fatto che ci sia questo reti civiche anche sopra il simbolo di Alleanza Verdi e Sinistra, un legame molto importante che portiamo avanti anche alle europee. Mi sono candidata perché riconosco il fatto che avere dei riferimenti a livello tutti i livelli di governance, in questa fase soprattutto, è fondamentale, sapendo benissimo che l'obiettivo di questa tornata per Alleanza Verdi e Sinistra è duplice: il primo ovviamente superare il 4%, il secondo è eleggere Ilaria Salis, che peraltro è una concittadina e quindi a maggior ragione da rappresentante della sua città, di parte istituzionale, ho sentito una doppia responsabilità da questo punto di vista, di poter sostenere, poter mobilitare anche una parte di cittadinanza che magari su Ilaria Salis poteva essere scettica, ma con una rappresentanza appunto più istituzionale che potesse mobilitare le persone anche attorno appunto alla causa di Salis. In seconda battuta, questa candidatura la interpreto anche per il tipo di fase storica in cui ci troviamo. Credo che Sinistra Italiana e Alleanza Verdi Sinistra abbiano colto nel segno quando parlano di bivio. Si utilizza spessissimo questa retorica di fronte agli appuntamenti elettorali, ma in questo caso credo che lo sia davvero. Cioè è un appuntamento che ci impone una scelta radicale rispetto alla parte da cui stiamo. Perché abbiamo di fronte 5 anni in cui il Parlamento europeo e gli Stati membri si troveranno a riformare i trattati fondamentali dell'Unione europea, ci troviamo in una fase in cui abbiamo dei conflitti che, lungi dall'essere sulla via della risoluzione, sono in fase di prolungamento e di esacerbamento, e noi stiamo contribuendo a esacerbarli. Siamo in una fase in cui persino le forze moderate parlano apertamente di riarmo, ma di riarmo in senso, anche nel senso più brutale del portare le truppe su territori d'altri. E di fronte a questa scelta, quindi, abbiamo delle forze nazionaliste che puntano a un modello economico e sociale che ovviamente non ci appartiene, che è improntato anche al riarmo interno nazionale, che punta alla negazione di una serie di diritti fondamentali. In Ungheria lo vediamo benissimo, ma l'Italia non è da meno, e abbiamo anche le forze moderate, che purtroppo moderate non sono più, stanno adottando una retorica e delle posizioni che sono assolutamente estremiste. E quindi di fronte a questa scelta dell'8 e 9 giugno credo che tutti si debba dare, per come si può, il
facendo, si diceva benissimo appunto di riuscire a mobilitare anche le forze che gravitano attorno all'Alleanza Verde e Sinistra, ma facendo passare proprio questo messaggio, perché rischiamo di avere fra 5 anni un'Unione Europea che proprio non ci somiglia più. Già in questa fase si sta scollando dalla nostra idea di Unione Europea, con le grossissime ipocrisie. Sembrava che con il Covid si fossero superati certi tabù, con una condivisione degli oneri, una condivisione delle crisi, in modo tale da superarle tutti insieme. Stiamo già tornando indietro. Sul New Green Deal stiamo tornando indietro, con il patto di stabilità, l'ultimo, il nuovo patto di stabilità. Sappiamo già adesso che l'Italia non potrà raggiungere gli obiettivi del New Green Deal e nemmeno gli obiettivi sociali che l'Unione Europea ci pone. Quindi sappiamo benissimo che siamo già in una fase di grosso arretramento da questo punto di vista. Sappiamo anche che l'Unione Europea ha appena approvato un patto sulle migrazioni che non supera Dublino, ma ci fa tornare anche in questo caso indietro e introduce degli elementi veramente inquietanti per quanto riguarda il controllo delle frontiere, dalla raccolta di dati biometrici dei bambini, perché si potranno raccogliere i dati biometrici dei bambini sopra i 6 anni, anzi si dovranno raccogliere i dati sensibili dei bambini che arrivano alla frontiera, con sostanzialmente una velocizzazione del processo di vaglio delle richieste d'asilo, che proprio perché più veloce si basa su criteri più grossolani che ciascun paese potrà determinare indicando quali sono, a suo dire, i paesi sicuri, salvo che poi sappiamo benissimo che i paesi sicuri possono essere veramente qualsiasi, dalla Tunisia che in questo momento sta andando verso... Come l'Egitto in questo momento. L'Egitto, esatto, quindi è veramente del tutto arbitrario e i paesi si baseranno sempre di più sul fattore di provenienza geografica, sulla determinazione del paese sicuro per rimandare indietro le persone, senza che peraltro ci sia effettivamente una condivisione di percorsi di integrazione e di accoglienza. Rimarrà sempre appannaggio dei paesi d'arrivo, poi di fatto, poi basterà pagare qualche sussidio per evitare che vengano distribuiti i migranti. Quindi siamo di nuovo alla solita barbarie, per cui esternalizziamo le frontiere, paghiamo la Guardia Costiera Libica o la Turchia per contenere i flussi, paghiamo all'Ucraina le armi, le inviamo per esternalizzare la nostra frontiera e per svolgere il conflitto sul loro territorio, perché purtroppo è un po' questa la logica, e questa non è l'Unione Europea che ovviamente vogliamo, non lo è, e queste scelte davvero ci segnano un passaggio cruciale che l'8 e 9 giugno scriveremo, perché davvero tra 5 anni, tra 10 anni avremo di fronte un'Unione Europea che da una parte potrebbe aver finalmente capito che le sue priorità non sono quelle appunto di un'economia di guerra, ma di raggiungere gli obiettivi del New Green Deal, ma non solo, e di aggredire la crisi climatica sul serio, oppure potremmo avere un'economia improntata al modello bellico in cui gli obiettivi sociali e ambientali passano in secondo piano. Quindi questo è un po' quello per cui mi sono candidata e che sono sicura che anche Alleanza Verde e Sinistra condivide in pieno. Un programma molto fitto e denso, e da questo punto di vista è pienamente condivisibile. Grazie.